siamo qua per narrarvi la partita tra Pianese e Campobasso, valida per la pole scudetto della stagione 2023-2024 della Serie D. Claudio, una partita... Buonasera, buon pomeriggio. ...dal valore, diciamo, simbolico, cioè più che simbolico è una partita di prestigio tra queste due squadre che hanno vinto rispettivamente i propri gironi. Sì, sì, ci tengono a far... a figurare bene, no, quest'oggi. Speriamo per il pubblico che ci tengano a giocare bene, perché sai, il campionato è finito, queste due squadre hanno dato tanto, non so a che punto sono ora, anche con la preparazione molto probabilmente hanno un po' rallentato, però vediamo, speriamo sia un bello spettacolo. Occhio alla palla per Lombari va a puntare l'uomo. Lombari, gran giocata, poi tira in porta, palo interno, che giocata ha fatto qua, poi tiro, altro tiro. Palla in mezzo ai Tognetti, tocco di testa, palla che finisce poco al lato, spillante del Pianese, parte che si sta accendendo. Perultas, intanto Bramante, a lunghissima distanza, ha colpito bene. Allora attenzione, perché c'è una buona occasione per il Campobasso, con Lombari, entra in aria, tira in porta, grande risposta di Iurino questa, si è fatto trovare prontissimo il portiere del Pianese. Bello scambio, Coco è nell'aria, cross per Falcone anticipato. Questa è una grande potenziale occasione per la Pianese. Pontillo per un pelo l'ha anticipato. Ancora il numero 18, può tentare il traversone, lo fa bene. Poi la sponda, tiro in porta, la parata di Iurino che qua ha fatto un grande intervento. Rasi, grande intervento. Per il Campobasso Iurino si è fatto l'area prontissimo. Battuto il corner, palla in mezzo, ancora Iurino sul colpo di testa di Gonzales nel giro di pochi secondi, due volte Iurino, prima sul Rasi e poi su Gonzales. Pallone in mezzo sul secondo palo, colpo di testa, poi sulla linea Coco, ma ancora Grandi può attaccare, colpito il direttore di gara per Lombari, tiro in porta, era una sassata. Altra gran giocata di Lombari. Da quest'altra parte Lombari invece fa tutto Di Nardo, con il destro in porta, rete del Campobasso, ha segnato Rasi su servizio di Lombari, non so se era un tiro in porta o un passaggio, fatto sta che è diventato un assist al bacio per l'inserimento di Rasi. Quindi qualcheduno è rimasto un po' fermo in difesa. In vantaggio il Campobasso su questa ripartenza. Di Nardo gli è andato addosso Gagliardi, Di Nardo ha crossato subito, però qualcheduno è rimasto un po' fermo della difesa della Pianese. Aspetta un po' troppo, chiuso. Le donne. Destro tira in porta, mamma mia! Aveva provato una giocata meravigliosa. Le donne. Fischia il direttore di gara. Partita che finisce qua, 1-0 Campobasso. Claudio, a te il commento finale. Bella, è stata una discreta partita, diciamo, di fine campionato. Il Campobasso ha dimostrato di essere una squadra forte in tutti i reparti. La Pianese è uguale, soltanto che la Pianese, come si è detto prima, non si può giudicare oggi perché non è per fare torto a nessuno, però non è stata la formazione titolare che ci ha fatto vivere, sognare per tutto il campionato. Comunque onore a chi ha giocato, bella partita. Sì, anche a livello caratteriale sembrata Pianese un po' più remissiva. Comunque una bella partita, una bella cornice anche di pubblico, e quindi un ringraziamento speciale a tutti coloro che ci hanno seguito da parte di Leonardo Tondi e Claudio Minarelli. Alla prossima. Aveva detto che mischiava la formazione per consentire a tutti, insomma, di avere un po' di soddisfazione. È stato di parola, ha mischiato la formazione. Sì, ma non è che ho dato spazio a giocatori bravi, a giocatori veri, che per tanti motivi hanno giocato un po' meno, ma hanno fatto una buonissima partita, hanno onorato la competizione, la manifestazione, hanno fatto una buonissima partita. È normale che la tenuta fisica era diversa, la tenuta mentale è diversa, perché ora in questo momento, lo dico senza nessun problema, è difficile mantenere l'attenzione, la concentrazione come prima, perché durante la settimana è difficile, perché l'obiettivo
No, a noi non è che non abbiamo più l'obiettivo, noi l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, abbiamo raggiunto quello grosso e quello inaspettato, quindi adesso semplicemente è un po' più, la tensione cala, è normale, tutto normale, e anzi magari questi ragazzi possono avere anche qualcosina in più. Adesso andiamo a Carpi e praticamente si corona, come ha detto lei, questa stagione che farà, darà ancora, rimischierà ancora o... Ma dobbiamo vedere chi ha recuperato, andiamo a fare una partita migliore che possiamo fare in questo momento, ma ripeto, a noi interessa chiudere bene, come abbiamo fatto oggi, interessa fare un'altra partita e niente, continuare a goderci anche il momento, onestamente, perché ce lo meritiamo. Che dice il tifosi, è rimasto ora, lei viene da Taranto, no? E quindi veniva da una piazza calda e tutto, però mano a mano ha saputo conquistare anche la nostra tifoseria, sempre più presente, che si sente di... Ma io credo che oltre a... credo sia stata una stagione veramente stupenda, perché oltre a vincere il campionato e mettere sotto in maniera decisa squadre strablasonate e straricche, metterle sotto, abbiamo fatto venire anche tanta gente allo stadio, perché tante partite abbiamo, all'inizio forse era impensabile, invece ho visto la tribuna quasi sempre piena, e quindi credo che sia un altro merito di tutta la Pianese.